Nascerà per noi un bambino, sarà chiamato Dio potente, saranno in lui benedette tutte le nazioni del mondo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, accostiamoci alla misericordia del Signore per fare esperienza del suo perdono e del suo amore. In questa celebrazione eucaristica vogliamo ricordare tutti coloro che operano nel mondo, in ogni responsabilità, in ogni competenza, in ogni situazione, ma in modo particolare vogliamo ricordare coloro che perdono la vita. E il Papa abbiamo anche sentito quanti hanno esperienza di questo nel mare. Possa essere il mare invece un'espressione più bella dell'armonia di Dio in mezzo a noi, che ci fa contemplare le bellezze delle profondità marine. E vogliamo anche questa giornata poi alla fine benedire questo bambinello perché sia anche negli abissi, nelle più basse profondità del mare, segno di ancora e di salvezza insieme alla sua mamma. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli, pregate me, Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Signore, questo sacrificio è espressione della Tua bontà e dunque anche quel Natale che abbiamo a contemplare ci soccorra nella nostra indegnità. Il Verbo che si è fatto uomo nel seno della Vergine Maria si è degnato di abitare fra noi. Egli è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Libro del profeta Malachia. Così dice il Signore: ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me e subito entrerà nel tuo tempio il Signore che voi cercate e l'agnello dell'alleanza che voi sospirate. Ecco, vieni, dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà il suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore, come la riscia della lampada. Siederà per fondere e purificare d'argento, purificherà i figli di legno, li affinerà come oro e argento, perché possono offrire al Signore un'offerta secondo giustizia. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore, come nei giorni antichi, come negli anni lontani. Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore. Egli convertirà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, perché io venendo non colpisca la terra con lo sterminio. Parola di Dio. Leviamo il capo e vicino alla nostra salvezza. Leviamo il capo e vicino alla nostra salvezza. Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il mio Dio della mia salvezza. Leviamo il capo e vicino alla nostra salvezza. Buono e retto il Signore, indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. Leviamo il capo e vicino alla nostra salvezza. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà, perché custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. Il Signore si confida con chi lo teme. I
fa conoscere la sua alleanza. Alleluia. Alleluia, alleluia. O Emanuele, Dio del mondo, attesa dai popoli e loro liberatore, vieni a salvarci con la tua presenza. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. In quei giorni per Elisabetta si colpì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: no, si chiamerà Giovanni. Le dissero: non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome. Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Gli chiese una tavoletta e scrisse: Giovanni è il suo nome. Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Di coloro che le udivano le custodivano in cuor loro, dicendo: che sarà mai questo bambino? E davvero la mano del Signore era con lui. Parola del Signore. La parola del Vangelo che accende i nostri. Accomodati. Ecco, carissimi, come ho già anticipato all'introduzione della Santa Messa, siamo più riuniti per anticipare il Natale del Mare. Portare il bambino, chiaramente si troverà il momento favorevole. Come vedete, la nostra natura umana è fragile, complessa, ma bella, che è creata e pensata da Dio. E c'è sempre qualcosa che se apparentemente può sembrare che interferisca, ritardi, non metta le condizioni, ci rende impazienti su certe situazioni. La storia di Dio è stata la stessa in questo modo. Sono stati necessitati i tempi e la pienezza perché questo bambino, ora c'è l'annuncio invece di un solo qualcuno che prepara la strada, sempre un bambino si parla. Tutti i favorevoli perché si possa immettere nella nostra storia. O meglio, il rapporto non è quello solamente di immettersi nella storia, ma è quello di partecipare alla storia sua, alla storia di Dio in noi, entrare pienamente nella nostra esistenza, coesistere con noi, divinizzare la nostra umanità. Quindi ha trovato realmente non poche difficoltà per tutti i tempi della storia della salvezza per immergersi e trovare anche le persone adatte. E così Maria che si rende disponibile a questo messaggio, ma Giuseppe che entra anche in una notizia che va contro le regole previste nell'osservanza di allora, quindi Maria è messa in una condizione di grande pericolo di prendere le decisioni, quali decisioni prende. Non ha rispettato il matrimonio, un matrimonio che era prima di un anno di conoscenza e poi dell'ufficiale contratto, e in questo arco di tempo Maria ha l'annuncio dell'angelo. Giuseppe entra in difficoltà, un uomo giusto vuole dare questa ragazza, non la vuole assolutamente esporre all'abitazione, quindi è un uomo che tende in qualche modo alla giusta situazione. Vedete, ecco, sono storie umane in rapporto a Dio. Sembrano complesse, problematiche, ma invece hanno una forza straordinaria, quella che manca un po', quella della gioia. Ma richiede impegno e sacrificio, richiede perseveranza, richiede fede, richiede desiderio, richiede amore. Personaggi che noi sentiamo nella scrittura sono persone oggettive e concrete che vivono una loro ordinarietà, ma in questa ordinarietà Dio si mette, chiede di poter entrare nella storia.
e ci sono tante difficoltà. Le difficoltà che prima abbiamo accennato, questo bambino che deve essere calato dall'abisso nel mare, già la mamma è presente, devi prendere i tempi giusti. È una bella immagine quella di oggi, riferimento a quel posto così poco distante dalla terra, ma intanto ha una storia anche che richiama tante realtà, tante situazioni. È un segno, un piccolo segno, ma in realtà ha dentro un discorso ampio. E allora vedete, oggi siamo qui riuniti per toccare tutta questa realtà, ricordarla, passarla a memoria. Non è un ricordo così fatto perché è doveroso per qualcosa, ma ci sono fatti oggettivi dove l'uomo è presente, lì Dio lo è anche, vuole che venga fatto, che ama questo genere di attenzione. Quindi, carissimi, davvero affidiamo alla misericordia del Signore anche tutti coloro che in prossimità col mare, nel mare, nella vastità di questo mondo così bello, straordinario ma anche pericoloso, hanno rischiato di perdere la vita, o che tuttora oggi rischiano e si impegnano e garantiscono per ognuno di noi una vita dignitosa. E anche in questa nostra preghiera eucaristica vogliamo mettere tutti quanti voi che avete avuto oggi questa sensibilità a venire, che vi sentite parte di questo invito, e perché il Signore vi protegga in questo rischio e ci faccia vivere bene questo Natale e trasmetterlo a tutti coloro che sono veramente disponibili, aperti ad accoglierlo. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà mi ha ricevuto questo vino, frutto della vita e dell'oro dell'uomo, così chiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto non sei tu, Signore. Mi diventi chi accoglie Gesù. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente. Riceva la tua mano in questo sacrificio, all'onda e gloria del Signore, per il bene nostro. O Signore, questo sacrificio è espressione perfetta di te, opera la nostra riconciliazione con te, perché rinnovati nello Spirito possiamo celebrare l'inizio della redenzione per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolto al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Renderti grazie innanzitutto a te, in ogni benedizione di lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli fu annunziato da tutti i profeti, da Vergine Madre l'attesa lo portò in grembo, con il mio fabbio. Giovanni proclamò la sua venuta, lo indicò presente nel mondo. Lo stesso Signore che ci invita a preparare il suo Natale ci trovi vigilanti nella preghiera, esultanti nella lode. Per questo dono della tua benevolenza e degli angeli santi, con voce unanime diciamo l'inno della tua gloria. Santo, 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 Signore del Dio dell'universo, cielo e la terra sono pieni della tua gloria. Santo nell'alto e cielo, benedetto colui che viene in nome del Signore. Santo nell'alto e cielo. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventi
prendete e mangiatela tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, prese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione di vita. Fate questo in memoria. Mistero della fede. Proclamiamo la tua risurrezione, la bellezza della tua vita. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammesso la tua presenza a compiere il servizio che ci ha aiutato. Ti preghiamo in me, per la comunione, corpo e sangue di Cristo, Spirito Santo, ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta con amore in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati di tutti coloro che hanno perso la vita nel mare. Metti a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci per parte della vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E ora invochiamo il nostro Padre dicendo: Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi del peccato e sicuri da ogni sottomento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto che il posto vi lascia la pace e la pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. E donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo Spirito. Datevi il segno di pace. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, beati, invitati alla cena del Signore, ecco l'Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sei tu a partecipare alla presenza, ma di soltanto una parola che non sarò salvato.
perché ha visitato e redento il suo corpo. Questo sacramento di vita eterna venga a noi il dono della tua faccia, perché siamo pronti a correre con le lampade accese incontro al tuo Figlio che viene. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Ora facciamo questa benedizione del bambino, e con questa benedizione deve anche essere inclusi tutti coloro che stanno collaborando per continuare questo bel segno nel mare. Non è una realtà che può sembrare nascosta o magari avere un suo significato, come ho detto prima, molto limitato. Invece no, ha un suo profondo e importante significato che ci deve aiutare e anche educare a sapere comprendere i misteri di Dio già presenti nella natura, per fare in modo che in modo sapiente e saggio sappiamo viverli e affrontarli. La vita è un gran dono, ma non è semplice, e bisogna impararla a vivere, e chi più di Gesù non ci può insegnare come affrontarla con sapienza. Discenda la benedizione del Signore su questo bambino, che è segno dell'umiltà di Dio negli abissi del mare, e chiunque potrà contemplarlo e invocarlo possa ottenere da Dio Padre la benedizione che per mezzo del Figlio e la Madre nostra Maria giunge a tutta l'umanità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia sempre la nostra forza. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Un particolare ringraziamento al dottor Milone per la gioia che ci dà di poter concentrare questi bei segni intorno al mistero di Dio. Possa davvero, Signore, sempre aiutarvi, nonostante il telefono che vi interpelli e tutte le persone che incontrate. Ecco, possiate sempre portare tanto bene a tutti. Grazie per essere venuti in questo convento dove è partita questa bella storia. Speriamo di continuare sempre e insieme a fare in modo che davvero con questa grande umiltà di Dio ci possano essere segni significativi. Grazie, buona giornata.
Elisabetta Levi. Voi immaginate che non è la Betlemme della Palestina di 2000 anni fa, immaginate una Betlemme come le Massalturenze, dove questo scugnizzo bussa alle porte di ogni casa, di ogni locanda, per un posto da trovare a Maria e Giuseppe, dove 2000 anni fa anche fu fatto un censimento, sicuramente anche con le coppie che cercavano casa. E ritorna molto attuale questa poesia di Francesco Saverio Morno. Che va con, signore? C'è sto carino, a cava già servito. Si pulite una stanza da dormire, sarà pazienza mia. San Giuseppe guardai in faccia a Marolla e non fuori le voci se sentendo. Sì, signore, ma fa pure scegliere. Entramento voglio voi, gli va guardando, giù ci va la capezza. A Maronna rindi i bracci di San Giuseppe, mettete i piedi in terra, sospirando in stracquizza. Ma in tempo, nulla aveva ancora mise, con scugnizza a guardare, e scanagliato frutto, di nuovo mise. Tu per tu, sempre più forte va tutto sugli adulti, ma che suono stanotte a rete e porto, che ronfo a rito giù. Sarapesse a magare a senti una finestra. E buona gente, quando lo vedi, o giuccio ci fai zio, agnore e prego, avesse fatto lì, chi le darà la ricetta? A scuffia, se facette una ciotta, ma posso conviati, dormi in terra, gente che entra su, ma ridai. Tu per tu, murmuri di gente, e una faccia occupata di scuccia. Per carità, non niente, solo per una signora partoriente. Avete detto niente, facendo la bocca di un cucciente. Venisse pure il Dio, rumanarvi alla fuoco. Cari c'era signore, che mi ha già affittato con un oriente mio. Ascolta una fontana, se volete una marotta rinunciata. E alla un'ora sana, sentite non voglio una funzionata. Tu per tu, una porta, una bottega, entro un giudice da vedere, tu per tu, spuma di alba una stella, che sentesse arriva. O scugnizza, tornai tutta arraggiata, proprio con voi mi aveva capitato, chi non fosse a casa mia stupasolata, con tutto il cuore vorrei ambitare. Non t'arraggiare, dicette San Giuseppe, Dio, per chi spera e crede, come vede, provvede. Sarai un santo tu, ma io che già non ci posso pensare. Questa mia donna manca una spreca, una povera femmina che prena ogni locanda e chi. Tutti questi palazzi hanno ammazzato, ne riandare il porto consacrato. Bustate via salia, gli odetti, è tutta una vagandaria. Non t'arraggiare, dice nata l'uomo San Giuseppe. Voglio, non t'arraggiare. O tempi, o tempi, capo, che t'ha rotto. Trasse l'infame, o modo profanato. Voglio ne guardare in faccia a Maronna. Signore, dice, se ne buia, non va avviata. Se bui non va fornita, ci sarebbe fortunata. Una stalla, a dove va a rifugiare quando fa freddo. Spissa ci sono voglia, quiete, un'amica, dorme e rumore, e la paglia, c'è sta la paglia, e divasa per meglio. San Giuseppe per redene si appaio giù c'è la fontana, voglio gli altri, dice, e subito a Maronna si susette. Poi inizia va via, tornai a commazzare, lo paragona poi di inferirle, si pone stocco verde, da una rotta s'andano a mangiare. Sempre Dio sia lodato, dice San Giuseppe. Si sta rotta via per lupo di un plagio pietà, sono uomo padritto e fortunato, ma voglio contentare. Arrivai in stalla, la puntata, io scumizzo tra sette, posa facciai dicendo tutto a posto, io volato se facente. Tra sette San Giuseppe con la mano mantenendo la parola, io giunge. Abbilisse a buono compagno senza manca aspettare i sentirsi chiamati,
a questa se volai all'era quando improvvisamente un lampo e a stella se facenti i fuochi con smizio con poche sigarette cerate e tutto appaurato la faccia a mare boom in tanto istante quando a cire mucante come un'armata di niente campana a sienta vaglia tutto venito toccato i cianti alla montagna filarsi in da pallata e ti incataste e fa un meno di cuore si sentette e diceva è nato sbucò tutto stonato voglione facendo per guardare l'angelo faceva una palomba turna in coppa all'asta che era a stalla chi di una vesta gialla chi di una vesta rossa e chi turchina e che tromba marina e scende e scille terra e a terra infine stella a cuore in agometa spartevo cielo un loggio incantato un giudizio prende una fanfarella d'angelo un passaggio sciagno di trombette e sparpagliasse attorno alla campagna è nata ogni banda è nata, si sentiva, è nata, la stessa voce la compagna e a così rispondeva, è nata, la stessa voce la marina. Nera ancora mattina, che cominciai a lotta per il gente, uomo in carne e ossa, pastore che zampogna e ciamella, campagnola, una giorno in riscatura, femmine mi punnette, giallo, turchino e rosso, e in capi, e manca tutto. E tra mente, sta gente, capo, bussava, attorno sentava e spiava e così si avvicinava, sempre più trasparente si faceva dall'angelo. La regola valente si piglia e più non si sentette ne cantava. Ma terra, a mille piedi, a mille cori, sangue, ciao, calore annanza su bambina e tale quale all'altro creatura, già canta nei pastori. C'è il sanguignare fanno un giustino e sto canto si spanna, corre con tutte le banne, e ovunque sano sente, e se poco di maggio a Oriente, e più gente si scende, vede a stella cometa, e se regni ogni dia perché è nato un messia. È nato. San Giuseppe stava sato, con terra addormentata, chiami a dire a Madonna Barriezza, tramendo la carezza, o voglia. Ciate spantacento, o giugge scapuzzea e ninna, ninna dormo o a manella stretta, morita in un uaglione sfortunato, che si guarda l'occhio affezionato e la faccenda tenta.